BCC Agropoli, BCC Group Bernalda, si arriva al giro di boa in questo campionato divisione nazionale B Girone C. L'Agropoli oggi affronta, come appena detto, il Bernalda. La prima di ritorno, la 16ª giornata. Per la BCC Agropoli sono disponibili Marmugi, Cacace, Stiepovic, Spinelli, Di Mauro, Murolo, Tagliabue, Palma, Cuozzo, Ferrara, allenatore Paternoster. Per la BCC Group Bernalda sono disponibili Bortoni, Le Penne, Cota, Carrichiello, Leverato, Martrone, Russo, Filloi, Ginefra, Danese, allenatore Francesco Binetti. L'Agropoli ha messo a segno i primi due punti della partita. Bernalda, che è ultima in classifica insieme a Fondi, non ha praticamente vinto mai. Portapalla Ferrara, subito per Cacace. Marmugi aspetta il taglio di Palma, eccolo che riceve, ancora Palma, si butta dentro, poi serve Marmugi, la finta, batte l'avversario, supera l'uomo, poi scarica fuori a Palma che è solo, prova il tiro da tre punti, non gli riesce male, sotto Cacace riesce a recuperare un rimbalzo prezioso e mette a segno il canestro del 4-2. Sbaglia un canestro da sotto, poi Martrone per Bernalda, arbitro fischia anche fallo. Gli arbitri della gara sono Francesco Pepe e Nunzio Spano. Palazzetto quello Andrea di Concilio, forse non delle migliori occasioni, comunque gli Agropoli sono sempre presenti qui a sostenere l'Agropoli. Un tiro da lontano di Marmugi sbagliato, recupera il rimbalzo a Palma che poi serve Ferrara che riorganizza da capo l'azione. C'è doppio blocco, Ferrara sceglie di buttarsi dentro, fischia l'arbitro, gioco interrotto, c'è stato un fallo. Fallo da parte di Ginefra per la formazione di Bernalda. Cacace, serve subito Stiepovic, guarda il canestro, la finta, si butta dentro, poi serve ancora fuori per Marmugi. Ancora Marmugi, serve di palleggio, l'avversario va giù, Marmugi perde palla ma non c'è nulla. Attenzione, uno contro uno, va dentro il terzo tempo e sbaglia Filoni, voleva il fallo che non c'è. Contropiede Agropoli, Ferrara per Marmugi, Palma da tre punti, pallone sul ferro. E di nuovo Ferrara al rimbalzo, guarda il canestro e solo, ci prova lui, pallone ancora sul ferro, finisce il gioco a Cacace e c'è fallo. Rimessa a fondo 4-2, sono passati i primi due minuti di gioco. Possesso palla per l'Agropoli. Non si torna ancora a giocare, l'arbitro attende che venga pulito il campo in seguito alla caduta di Cacace. Agropoli che ha chiuso il girone d'andata a quota 12 punti, 6 vinte e 9 perse. Decimo in classifica. Segna un altro canestro l'Agropoli, 6-2. Si riporta in attacco Bernalda, difesa 1 per la squadra cilentana. Martrone prova a forzare, non gli riesce. Allora Stiepovic prende palla, salta l'avversario, serve sotto Palma che solo, arbitro fischia e frazione di passi, forse infatti è così. Che ingenuità di Palma, era un canestro facile facile. Va bene così però, dice il mister Paternoster, che è già minuto, chiamato dal coach di Binetti. Squadre verso le loro panchine, 6-2, buona la partenza dell'Agropoli fino a questi primi minuti di gioco.
possesso palla per Bernalda. Ginefra in cabina di regia, lo tiene Ferrara. Partono i tagli, una serie di blocchi, attenzione poi Filloi viene lasciato solo, sono noi i tre punti. Il tiro però finisce direttamente sul fondo. Takaccia lo spazio, buttarsi dentro, è solo contro tre, si ferma, torna indietro e serve Marmuggi di nuovo per Ferrara. Vuole il blocco, non lo ottiene, si butta dentro, viene chiuso, ancora un altro avversario, cerca lo spazio, lo trova, c'è stato un fallo brutto di Cota e danni di Ferrara. Ci sono due tiri liberi per Ferrara. Intanto arriva il primo cambio nelle file del Bernalda, esce il autore del fallo Cota, entra con il numero 11 Levorato. Tiri liberi quindi per Ferrara, realizza il primo. Uno su due, al rimbalzo va Matrone, Martone anzi, mi correggo. Attenzione a Ginefra, cerca uno spazio, non lo trova, poi scarica ancora fuori dalle parti di Filloi, viene chiuso. Pallone alto per Carrichello, ancora Carrichello, riesce a battere Cacace, va al tiro Carrichello, realizza, si arrabbia Cacace che ha perso l'uomo, lascia tirare Carrichello. Punteggio di 7-4. Sivovic, Cacace, taglio backdoor di Ferrara. Cacace però non capisce, da un passaggio a vuoto, palla persa per l'Acropoli. Martone, pallone sotto per Carrichello, dal lato, adesso tira ancora Carrichello. Altri due punti, fa 7-6, ma dopo le sono solo di un punto adesso. Attenzione a Sivovic, va dentro, fermato Cacace, fine di tiro, viene chiuso, sbaglia tutto Cacace, si arrabbia proprio con Cacace il mister Paternoster, è proprio lui a lasciare il campo, prende il suo posto Di Mauro. Dal tiro Carrichello di tre punti sbagliato, Marmuggi recupera il rimbalzo, serve Stipovic, c'è Palma che vuole il pallone, Ferrara si butta dentro, eccolo Palma in angolo, ma il passaggio è intercettato, poi recupera però la palla vacante di Marmuggi, serve Di Mauro dalla tripla dei tre punti, ma non direttamente sul ferro, non c'è. Carrichello arresta e tira da solo sul ferro, Di Mauro al rimbalzo, consegna a Ferrara, fa salire tutti i suoi compagni, organizza la cavo d'azione, chiama lo schema. C'è blocco di Marmuggi, Ferrara sceglie Stevovic, poi Palma, Daniele tre punti, pallone ancora sul ferro, non c'è il tiro, ancora Martone al rimbalzo, che poi sbaglia il passaggio per Ginefra. Bene in questo caso il pressing di Ferrara che ha mandato in confusione la ripartenza di Bernalda. Altro cambio per l'Acropoli, esce il capitano Palma, entra Tagliabue. Esce una guardia, entra un'ala, quindi sarà Stevovic probabilmente a giocare, no, Marmuggi a giocare sotto canestro, o perché no, anche Stevovic. Attenzione Marmuggi dentro per Tagliabue che la schiaccia dentro, trombato del pubblico, non poteva sbagliare lui il canestro, splendido l'assist di Luca Marmuggi, 9-6. Filloi spalla a canestro, butta giù Stipovic, l'arbitro dice che il fallo non c'è, canestro valido 9-8. Stipovic consegna il pallone a Ferrara, si allarga Di Mauro,
riceve Tagliabue, guarda il canestro, si alza e tira, Felice Tagliabue. Strepitoso inizio di partita per Tagliabue, ha messo a segno 4 punti appena entrato. Bravo in questo caso anche a contrastare il tiro di Martone. Napoli può ritornare in attacco. Stipovic, Marmugi, Ferrara, ancora Ferrara, si butta dentro, viene chiuso, non sa a chi passare, alla fine sceglie l'angolo dove c'è Di Mauro, il tiro da tre sbagliato, pallone che viene sputato via dal canestro, incredibile, contropiede di Bernalda e alla fine segna Carrichello. Canestro sbagliato e canestro subito, 11-10. Ancora 3 minuti e mezzo da giocare per il primo quarto. Ferrara per Di Mauro, sale Stipovic, di nuovo Ferrara, la serie di palleggi, pallone sotto, non c'è però il passaggio, tocca con un piede Ferrara, l'arbitro se ne è accorto. Gioco interrotto, ci sta minuto, squadre verso le loro panchine. Agropoli 11, Bernalda 10, 3 minuti e 8 secondi ancora da giocare di questo primo quarto. Torna a giocare, possesso palla per Bernalda, sempre Ginefra a portare palla per gli ospiti. Lavorato, pallone sotto per Carrichello, ancora Carrichello, si gira e tira, sbagliato il tiro, poi ancora lui al rimbalzo. Attenzione, una serie di rimbalzi, poi alla meglio Martone che recupera, poi alla fine va al tiro da solo, Lavorato, tiro sul ferro. Può ripartire l'Agropoli, 5 contro 4, Marmugi, arresto e tiro, pallone sul ferro, al rimbalzo ci va Tagliabue, solo Di Mauro, fuori, Tagliabue prova a insistere, ma non c'è il canestro, poteva anche scaricare fuori. Di nuovo in attacco Bernalda, sempre difesa uomo per l'Agropoli, attenzione, Martone solo sotto, incredibile. Non si possono lasciare questi spazi agli avversari, vantaggio ospite 11-12. Ferrara, Stipovic, Di Mauro in angolo, dei 3 punti, la mette dentro, finalmente 14-12. Agropoli deve riscattarsi, viene da una sconfitta, infatti quella di domenica scorsa sul campo di Scorim in turno, dove ha perso per 72-64. Bernaldo anche viene da una sconfitta più pesante sul campo di Roseto per 103-58. Cambio per l'Agropoli, è uscito Marmugi, è entrato Spinelli. Ginefra, viene chiuso, pallone dentro, va al tiro Martone, 14 pari, un minuto e mezzo al termine del primo quarto. Ferrara, uno spazio, si butta dentro, poi viene chiuso, scarica Stipovic, fa girare per Spinelli, si butta dentro, prova il tiro, arbitro fischia 3 secondi, Italia 2. Thank you.
Levorato. Ginefra. C'è blocco su di lui. Ancora Ginefra, scarica fuori per Carrichello, a tre punti, non c'è il tiro, Stevovic al rimbalzo. Ancora Stevovic, velocissimo in attacco, Spinelli in angolo per Di Maura, ancora Spinelli per girare palla. Esce Ferrara. Vuole pallone in post basso Stevovic, eccolo che riceve. A sportellate con Ginefra, ancora Stevovic, trova uno spazio, lo trova, si alza e tira. Usa Stevovic, non è il calcio, l'ha cercato e lo ha trovato. 16 a 14. Filloni si gira e tira tabellone, va a segno anche Bernalda che risponde colpo su colpo. 16 pari, poco più di 10 secondi al termine del primo quarto. Guarda il cronometro Ferrara, è pronto un blocco per lui, aspetta taglia prova, al tiro Ferrara da 3 punti, pallone sul ferro, finisce fuori, ancora 2 secondi da giocare, possesso palla sarà per Bernalda, sicuramente farà un tiro da lunga distanza. Viene effettuata la rimessa a Filloi, fa saltare Stevovic, va al tiro, troppo corto, non va. Finisce così il primo quarto, 16 a 16 tra Agropoli e Bernarda, spalle verso la loro panchina. Agropoli sembrava essere partita con il piede giusto, poi si è fatta rimontare, è stato anche il svantaggio. Comunque partita sostanzialmente equilibrata, vedremo come rimescolare le carte il mister del Paternoster per questo secondo quarto. Torna a giocare, 16 pari, tiene palla Bernalda, lo fa con il suo giocatore Carrichello che forse è stato uno dei migliori in questo primo quarto, quello che ha messo a segno più punti per la squadra ospite. Ginefra, pallone sotto, anticipato Martone, bravissimo Ferrara, si porta in attacco, perde palla, va anche giù, l'arbitro dice che non c'è fallo. Subito l'attacco Bernalda al tiro sbagliato, Filloni recupera un pallone preziosissimo a Spinelli, subito in avanti Ferrara in posto basso per Stevovic, taglia bue Di Mauro, è solo dai tre punti, pallone sul ferro, recupera il rimbalzo Ferrara, lo strappa via dalle mani dell'avversario. Ferrara, c'è blocco e taglia bue, finta di tiro, serve sotto, taglia bue, arbitro fischia. È toccato però con un piede un giocatore, forse Ferrara, perde quindi il possesso palla la Agropoli.
Carrichello si butta dentro, viene chiuso, stoppato da Tagliabue. Filloi, attenzione, una serie di rimbalzi, ma il tiro sbagliato, levorato, che adesso comunque non sarebbe stato valido perché sono passati 24 secondi difensivi, quindi vince la difesa dell'Acropoli. Cambio per Bernalda, esce con il numero 19 Filloi, entra con il numero 35 Danese. Ferrara, esce Spinelli, eccolo che diceva Stepovic, punto l'avversario, poi consegna a Ferrara che taglia dentro, prova a passare, serve Stepovic, si alza e tira, pallone sul ferro e poi entra con un gancio, mette a segno 18-16. Sbaglia la rimessa Martone per Bernalda e rientra al campo, ha detto l'arbitro, quindi di nuovo stesso palla per l'Acropoli. L'arbitro fischia, gioco interrotto, una serie di contatti forse. Ecco che si torna a giocare, Ferrara, serve Di Mauro, taglia bue, guarda Spinelli, è solo, ci prova lui da tre punti, Spinelli, pallone che rotola sul ferro, non entra. Carrichino recupera il rimbalzo, subito in avanti. Si gira e torna all'indietro, serve Danese, ancora Danese, prova a fare da solo, scarica in angolo per Levorato, poi in posto basso per Martone, si gira, viene stoppato da Tagliabue. Ferrara, subito l'attacco alla Acropoli, ancora Ferrara, Stepovic sta per rientrare Palma nelle file dell'Acropoli. Stepovic, c'è blocco da Tagliabue, ancora Stepovic dentro per Spinelli, ancora lui da tre punti, pallone sul ferro, non va, e anche questa tripla non crede neanche lui, il mister paternoster, a tutti questi tiri sbagliati. Davvero un'espressione di sconforto. Va il tiro poi da due punti, Carrichello mette a segno, fa 18 pari. L'ultimo in classifica Bernalda, ma non si diribba. Di Mauro non si capisce con il suo compagno, riporta in attacco Bernalda, incredibile, sbaglia da sotto Carrichello, poi un tap-in segna Ginefra, addirittura vantaggio ospite, c'è qualcosa che non va nella grotta, deve correre i pari il mister paternoster, sta per entrare anche Marmuggi. Di Mauro, Ferrara, arresto e tiro dall'altezza della lunetta, mette a segno, 20 pari. Cambia difesa dell'Acropoli, zona 2-3, vuole limitare i canestri da sotto il mister paternoster. Rabbido fischia contesa fra Spinelli e Levorato, alla meglio il giocatore dell'Acropoli, possesso palla per i Delfini, doppio cambio, esce proprio Spinelli, esce anche Stepovic, entrano Marmuggi e il capitano Palma. Chiamo lo schema Palma, serve Marmuggi, Di Mauro, Ferrara ha uno spazio, si butta dentro, serve Marmuggi in angolo dai tre punti, pallone sul ferro, non ci arriva, taglia buon rimbalzo. Ginefra, pallone per Danese, ancora Ginefra, sempre difesa 2-3, va il tiro da lontano, sbagliato, attenzione, incredibile, va il tiro Ginefra, anzi mi correggo, Danese da sotto, il canestro non c'è, ma c'è il fallo, saranno tiri liberi per il giocatore di Bernalda. C'è ancora minuto, punteggio di 20 pari, 5 minuti e 40 secondi alla fine del secondo tempo.
ma con il primo libero danese lo realizza. Due su due, 20-22, vantaggio ospite. Di Mauro, Marmuggi, ancora Ferrara, viene lasciato solo dai tre punti e lo realizza, la tripla incredibile, subito contro Peter Berranta, e ancora danese, mette a segno, 23 a 24, ancora Ferrara, ancora tre punti, pallone sul ferro questa volta. Agropoli a meno uno, possesso palla a Bernardo. Filo sbaglia il passaggio, recupera il pallone Ferrara, palma, c'è l'altro da Tagliabue, palma, Valtino sbagliato, smanaccia poi per ultimo Tagliabue che non riesce a controllare il pallone. Valtrio Danese mette a segno a due punti. Ventitré a 26. Di Mauro, Ferrara, si butta dentro Ferrara, viene chiuso, l'ultimo a toccare poi è stato Martone. Esce palma per l'Agropoli, entra Stipovic. Marmuggi, subito lui da lontanissimo, pallone che rotola sul ferro ed esce, Stipovic al rimbalzo, ancora lui, spalla a spalla, Tagliabue, Marmuggi in angolo, poi Di Mauro, pallone sul ferro, ancora Stipovic al rimbalzo, che grinta di Stipovic, la serie di palleggi, poi scarica per Ferrara, prova a battere l'avversario, ci riesce, pallone sotto, smanaccia Tagliabue, recupera Di Mauro, ancora Tagliabue, arresta il tiro all'indietro, pallone sul ferro, incredibile, non vuole entrare più all'Agropoli. Devorato Ginefra, smanaccia il pallone fuori Marmuggi, sarà ancora rimessa in gioco per Bernalda, 23 Agropoli, 26 Bernalda. Ginefra arresta il tiro da lunga distanza, pallone sul ferro ed esce, recupera il rimbalzo Stipovic per partire in contropiede l'Agropoli, ancora Stipovic si butta dentro, scarica per Marmuggi, ci prova due, tre punti, pallone tra la tabba e non il ferro, tiro completamente sballato, subito contropiede Bernalda, ne sta approfittando ancora una volta Danese in contropiede, tanti tiri sbagliati dell'Agropoli da parte di Mauro, di Marmuggi, soprattutto da tre, Danese arresta e tiro, pallone sul ferro, smanaccia fuori Marmuggi ma recupera il rimbalzo Ginefra, ancora Ginefra, pallone sotto per Martone che non può arrivarci, rimessa in gioco sarà a favore dell'Agropoli. Di Mauro, Stipovic, Ferrara, Marmuggi, spalle a canestro, serve Stipovic, la fine di tiro, ancora Marmuggi, ancora da tre punti, non vale anche stavolta, attenzione ancora Bernalda, a segno Filloi, in contropiede, era già sotto il canestro, la Agropoli sbaglia e Bernalda ne approfitta, ancora Ferrara,
e la realizza lui la tripla, finalmente 26 a 28, accorcia la distanza, la Napoli a meno 2. Ancora 2 minuti al termine di questo secondo quarto. Filloi scarica fuori, va al tiro all'altezza della lunetta, sbagliato di Leporato. Stivovic si riporta in attacco, palle per Marmugi, ancora al tiro e sbaglia ancora. Si prende i tiri Marmugi, ma ha sbagliato davvero l'infinità. Esce proprio Marmugi, al suo posto entra Capace. C'è stato un fallo intanto su Leporato, mette al segno il primo libero. C'è anche il secondo, 26 a 30, è proprio la meno 4. Pagliabue, Ferrara, pallone sotto per Stivovic che finisce a terra. L'arbitro dice che il fallo non c'è. Si alza il pressing dell'Acropoli, 1 minuto e 19 ancora da giocare di questo secondo quarto. Subito zone press, Cacace ostacola l'avversario, l'arbitro fischia, tocca con un piede però Cacace. E si è deciso l'arbitro. Il direttore di gara attende che venga pulito il campo. Perde palla a Filloi. L'ultimo a toccare è stato un giocatore dell'Acropoli, quindi è ancora rimessa in gioco per Bernalda. Se ne incarica Danese. Serve Ginefra. Ancora difesa uomo per l'Acropoli. Per poco intercetta un passone, pallone di Mauro. Fischia l'arbitro, fallo antisportivo. Antisportivo di Italia Bue. Canestro non valido, quello 3 punti messo a segno da Ginefra. Fallo antisportivo di Italia Bue. Una spinta sull'avversario. Di male in peggio. Esce proprio Tagliabue, rientra Marmugi, andrà a tirare da solo Martone, ci sarà anche il possesso palla per Bernalda. Realizza il primo Martone, 2 su 2.26 a 32, più possesso palla per Bernalda. Tiene palla a Ginefra. Poco meno di un minuto al termine del secondo quarto. Filloi cerca lo spazio, non lo trova, lo tiene bene Marmugi, alla fine ruba palla, no,
riesce a compressarla Bernalda dal tiro sbagliato. Ginevra può ripartire in contropiede la Groppa, l'ultimo 30 secondi, si rischiera in difesa Bernalda. Ferrara, serve Stipovic, al volo di spalle a canestro, c'è lo spazio, si alza, tira Stipovic, la mette a segno, 28 a 32, 15 secondi. Fa scorrere il cronometro Ginevra, poi prova uno contro uno, si butta dentro, tiene bene Ferrara, ancora Ginevra, il tiro all'indietro, pallone sul ferro, arbitro fischia, non c'è nulla. Finisce così anche il secondo quarto e la prima metà di partita, l'Acropoli è sotto 28 a 32. Speriamo che riesca a risollevarsi nel terzo quarto e nel quarto quarto. Si torna in campo BCC Acropoli, BCC Group Bernalda, questa prima giornata di ritorno al 17esima del campionato di Serie Nazionale B Girone C. L'Acropoli è sotto nel punteggio per 28 a 32, è passata la prima metà di partita, speriamo che sappia risollevarsi. La squadra che sulla carta era nettamente inferiore, mi sta dimostrando una partita equilibrata, tuttavia anche l'Acropoli sta giocando male, quindi bisogna dirlo, certamente una delle migliori prestazioni quella di stasera. Vedremo se si riesce a scuotere qualcosa, una scossa negli spogliatoi da parte del cuccio Paternoster, probabilmente una questione mentale, tanti tiri sbagliati da parte della squadra cilentana, oltre a vari errori difensivi che hanno permesso il vantaggio alla squadra ospite. C'è un fallo di Martone ai danni di Tagliabue nel tentativo di prendere il rimbalzo, il possesso palla sarà per la BCC Acropoli. Ferrara, Spinelli sbaglia il passaggio, lo intercetta Cota, si riporta subito in attacco Carrichello, ancora Cota, ancora Carrichello, è solo da tre punti, non lasciamolo tirare, pallone sul ferro ed esce Ferrara, rimbalzo, batte l'uomo, attenzione, 4 contro 1, andiamola a fare Simovic e poi taglia 2, la schiaccia dentro in tappino, ma il canestro è stato comunque sbagliato da Simovic. Non si possono commettere questi errori, bisogna essere freddi, bisogna essere cattivi, la cattiveria agonistica ce n'è bisogno e tanta. Poi il palazzetto dei tifosi acropolesi farà il resto per accompagnare l'Acropoli. 30 a 32. Dai Acropoli, non demordere. Cacace, Ferrara. Ancora Ferrara, lo spazio si butta dentro, serve Stipovic. Poi arriva dell'altro via, ancora taglia 2. Il terzo tempo con il taglio del centro dell'Acropoli. E mette a segno altri 2 punti, 32 pari. Perde palla Cota, la recupera Stipovic, contro piede Acropoli, l'arbitro fischia, gioco interrotto, c'è stato un fallo. Fallo di Carrichello. Stava partendo in contropiede Stipovic, era già con la testa sotto al canestro. L'arbitro era già fischiato per in precedenza. Doppio cambio nelle file del Bernalda. Sono usciti Levorato e Danese. Cacace per Tagliabue, Ferrara si muove intorno, eccolo che riceve, ancora Ferrara, arresto, la finta, serve Tagliabue, ancora lui, si gira e tira, un gancio, cielo, pallone sul ferro ed esce, recupera il rimbalzo Martone, consegna a Ginevra,
torna in attacco Bernalda. Ginefra scarica a quota che sono a Ginoli da 2 punti, realizza 32-34. Non si deve fermare l'Agropoli con lo stesso piglio, con la stessa cattiveria. Spinelli si butta dentro ancora per Tagliabue, stoppato Cacace, prende il pallone, viene rubata palla anche a lui, attenzione, 3 contro 2 contro Piede Bernalda in angolo, e solo Cota girò lui da 3 punti, pallone sbagliato al rimbalzo, Stevovic recupera una palla vagante, 2 contro 3, Stevovic aspetta, temporeggia, fa salire tutti i suoi compagni, Ferrara si chiama il pallone e riceve. Ancora Ferrara, si butta dentro, subisce fallo, pallone sul ferro e non entra, fallo di Ginefra. È rimasto a terra un giocatore di Bernalda, si tocca la caviglia. Si tratta di Martone, si alza un po' claudicante, è costretto ad uscire, ricorre ai cambi allenatore di Bernalda Binetti. Ci sono tiri liberi per Ferrara, intanto l'altro arbitro discute con i due giocatori di Bernalda, Filloi e Ginefra. Tutto ok, si può giocare, tiro libero per Ferrara, va con il primo, lo realizza. Ancora Ferrara, 2 su 2. Di nuovo parità, 34-34. Accenno di zone press da parte della Grovole che riesce in qualche modo a ritardare l'azione di Bernalda. Comunque Spinelli è costretto a far fallo per non lanciare l'avversario a canestro. Primo fallo personale per Antonio Spinelli. Cota ne ha doppiato. Poi Filloi, lo tiene Stevovic, attenzione, passaggio impreciso ma non riesce a recuperare Cota, serve poi fuori Filloi, va al tiro da 3 punti, sbagliato, ancora Cota al rimbalzo, fischia l'arbitro, l'ultimo a toccare è stato Cota. Recupera un possesso palla l'Agropoli. Ferrara, salta un uomo, ne salta due, si butta dentro, serve Tagliabue, Tagliabue! La schiaccia dentro, 36-34. Voglio il canestro di Tagliabue, ma che azione di Ferrara. Va il tiro sbagliato, Ginefra recupera l'invasa della Globa, attenzione Ferrara, lui il canestro non può sbagliare, Ferrara in terzo tempo, falla il canestro di Maurizio Ferrara, che quinta, che cuore, questa è la Globa che vogliamo vedere. 36-34, più tiro libero. C'è venuto spada verso le loro panchine, 36-34, qui il canestro appena messo a segno da Ferrara, 38-34, più tiro libero del playmaker dell'Agropoli. Si sta risollevando lentamente l'Agropoli. Thank you.
torna a giocare, tiro libero Ferrara, pallone sul ferro e poi entra. 39-34, Agropoli a più 5. Ginifra si porta in attacco, ma c'è stato un fallo di Sastipovic. Ancora possesso palla per Bernardo, Leporato, serve Ginefra, c'è blocco su di lui, Ginefra ferma il palleggio, pallone dentro per Leporato a prenderselo e poi viene fermato da uno straordinario Stevic che batte l'avversario, ancora Stevic ne batte due, va dentro, palla al canestro, ancora Stevic. Incredibile. 41-34, ha fatto tutto da solo Stevic, ha rubato palla, ha saltato due avversari, si è preso il fallo e ha messo a segno anche in terzo tempo. Davvero un giocatore straordinario per questa categoria. Cambio per Bernaldes, Cota e entra Russo. Tiro libero di Stiepovic. Sul ferro non c'è, peccato. Ecco subito Russo che si butta dentro, viene fermato in modo irregolare da Spinelli. Ancora Bernaldo in possesso palla, quindi sempre Ginefra in cabina di regia, serve Filloi, ancora Ginefra scarica sotto per Carrichello, va il tiro sbagliato, lo smanaccio fuori Stevic, lo recupera Ferrara, ancora per Stevic, 2 contro 4, Stevic da solo dentro per Carcaccia. C'è stata però deviazione con una gamba da parte di un giocatore di Bernaldo e quindi ancora possesso palla Agropoli. Cacace Tagliabue, ancora Tagliabue, si alza e tira con un gancio splendido Filippo Tagliabue, mette a segno altri due punti, 43-34. Davvero un terzo quarto splendido di Tagliabue in questi primi 5 minuti. Spinelli ad rimbalzo, tiene palla Stevic, batte l'avversario, ne batte due, ma entra ancora Stevic. Ancora Stevic, 45-34, va ad allungare la Agropoli che sta vivendo davvero un buon momento. Complice anche un blackout di Bernardo. Comunque la Agropoli si è risvegliata, si è risollevata, attenzione, ancora un'altra palla a Stevic, da dentro per Ferrara, in terzo tempo Ferrara, altri due punti, incredibile, si risolleva la Agropoli. C'è un minuto fra il boato del palazzetto, che qui adesso è la vittoria, è la rimonta che sta effettuando la Agropoli, 47-34. Non poteva andare così, abbiamo visto una Agropoli davvero spenta nella prima da ripartire, si sta risollevando colpo su colpo e sono passati appena 6 minuti di questo terzo quarto, ancora altri 4 minuti e poi l'ultimo quarto per vedere chi riuscirà a portare i due punti a casa. Agropoli comunque si è risollevato in un modo splendido, sicuramente buone le prestazioni di Tagliabue, Ferrara e soprattutto Stevic, a mio avviso, che stanno davvero mettendosi la squadra sulle spalle. Proteste a centrocampo tra un giocatore di Bernalda
il direttore di gara. Ancora zone press dell'Agropoli, da caccia per un soffio, aveva intercettato il pallone, voleva anche la rimessa, Albi dice che non è così. Ancora possesso palla per Bernardo. Eccolo Stivovic che recupera un pallone prezioso in attacco, batte l'avversario dal fondo, ancora Stivovic, viene chiuso, scarica a Cacace, guarda il canestro, viene fermato, scarica fuori per Ferrara, fine di tiro, la serie di palleggi resta sul posto, in posto basso per Tagliabue, ancora Ferrara solo, fischia l'arbitro, gioco interrotto, ha messo il piede sulla linea del laterale, fallo laterale Maurizio Ferrara. Va giù Ferrara, si continua a giocare, fischia l'arbitro, fallo questa volta di Cacace, è andato giù Russo, vale, correggo Filloni che si arrabbia anche in modo un po' troppo vistoso con Cacace. Dialogano a distanza dei giocatori. Prego Stivovic a cercare di tranquillizzare Filloni. Serve Ginefra, c'è blocco su Bruni, ancora Ginefra, ancora per Filloni, arresto e tiro, da tre punti sbagliato Cacace, smanaccia, recupera il rimbalzo, ancora Cacace, bruttissima la reazione di Filloni su Cacace, si è visto da subito da come era partito, in modo violento, non su Cacace, che gli aveva fatto il fallo precedente, fischia fallo antisportivo l'arbitro. Davvero un brutto comportamento quello di Filloni. Va bene fare fallo, ma come Cacace è partito con il pallone nelle mani in contropiede, si è visto Filloni scaraventarsi dopo in modo violento i danni dell'avversario. Fallo dunque antisportivo. Tiro libero per l'Agropoli, Cacace dalla lunetta, più possesso palla per la squadra della la squadra di Mister Paternoster, sbaglia il primo libero Cacace. Inizia il secondo, 1-2. Arbitro fischio, c'è stato il fallo di Ferrara, una spinta sull'avversario per ricevere il pallone della rimessa laterale.
Carrighello, serve Martone, ancora Carrighello. Sta per entrare Di Mauro nelle file dell'Acropoli. Carrighello. Filone, pallone sotto, sbagliato, recupera il pallone Spinelli, contro per l'Acropoli, 3 contro 2, Stivovic, 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 pallone sul ferro. Si è preso per il fallo. Fallo di Carrighello. Cambio dell'Acropoli, esce Cacace, entra Di Mauro. Terzo fallo personale per Carrighello. Primo libro di Stipovic lo realizza. Ancora Stipovic, 2 su 2. 50 a 34. Si fa più grande adesso il vantaggio tra Agropoli e Bernardo. Filloi, adesso tiro, pallone dentro. Dal tiro Martone in tappino realizza 50 a 36. 2 minuti e 35 secondi alla fine del terzo quarto. Tagliabue è solo, voleva tirare ma ci ha ripensato. Serve Stipovic, Di Mauro. Ancora Di Mauro, batte Filloi, va dentro e realizza. Marco Di Mauro. 52 a 36. Carrighello. Pallone fuori per Ginefra. Filloi, in angolo per Carrighello. Ancora Filloi, fragile palo sul perimetro. Bernalda. Poi va dentro, viene fermato in modo irregolare Russo. Fallo di Spinelli. Sbaglia il primo libero Russo. Ancora Russo, 1 su 2, 52 a 37, c'è il cambio dell'Acropoli, esce Spinelli, entra Marmucci. Di Mauro, serve Marmucci, Ferrara, batte l'avversario Ferrara, ne supera due, pallone dietro la schiena per Tagliabue, che non aveva capito ma era un passaggio eccezionale, subito contropiede per Bernardo, e approfitta Carrighello che mette a segno, 52 a 39. Stipovic, Ferrara, Tagliabue, guarda il canestro, ci prova lui a due punti, realizza, 52, 54, anzi a 39, con 1-10 ancora da giocare di questo terzo quarto. Realizza 3 punti Filloi, 54 a 42. Stipovic viene raddoppiato, triplicato, pallone fuori per Di Mauro. Ferrara, blocco su di lui, va dentro, arresto, tiro di Ferrara, pallone sul primo ferro, recupera in base, Tagliabue e la schiaccia dentro, altri 2 punti di Filippo Tagliabue. Davvero una grande partita, 56 a 42. Carrighello, arresto e tiro da 3, pallone sul ferro, al rimbalzo Ferrara, c'è un fallo, fallo di Martone, una mano sul viso di Ferrara nel tentativo di recuperare il rimbalzo. Terzo fallo personale per Martone. Sbaglia il primo,
ancora Ferrara, concede anche il secondo. Fischia l'arbitro, doppia di Carrichiello, perde il possesso palla Bernalda, esce taglia due. Un grande scosciere di applausi da parte del pubblico agropolese. Al suo posto entra Palma. 56-42, ultimi 10 secondi del terzo quarto. Stipovic batte l'avversario, non gli riesce. Ancora Stipovic, fa forzare. Serve Di Mauro. Si gira, tira all'indietro. Allo scadere realizza da due punti Marco Di Mauro. Assegna anche lui. Davvero una bella partita anche quella di Marco Di Mauro stasera. 58-42. E terzo quarto per l'Agropoli. Una prima metà di partita veramente da dimenticare, poi nel terzo quarto l'Agropoli si è trasformata completamente. Davvero è scesa in campo un'altra squadra. Ha ribaltato il punteggio. Con pochi punti di svantaggio sono stati completamente rimarginati. 58-42, ultimi 10 minuti. Vediamo l'Agropoli se riuscirà a portare a casa altri due punti in questa classifica. Fischia la sirena, si torna a giocare ultimi 10 minuti di partita fra Agropoli e Bernalda. Porta palla a Stipovic, fa rifiatare un po' il suo playmaker Ferrara, il mister Paternoster. E giusto così si riposa un po' anche lui, davvero una partita interrotta dal primo minuto, quella di Maurizio Ferrara. Stipovic, pallone per Tagliabue, lo slancia fuori, lo recupera Marmugi. Forse in pezzo di passi non c'è, ma il tiro Stipovic, pallone lungo sul secondo, no, 24 secondi, e va segnato allo scadere Marmugi. Abbo dice che la sirena aveva già fischiato, nulla da fare quindi. Filloi, va a tenerlo Marmugi, Filloi va dentro, pallone sul ferro, recupera il rimbalzo Tagliabue. Stipovic vuole il pallone Marmugi, eccolo che riceve in angolo Palma, ritorna fuori Stipovic con calma, chiama lo schema, c'è blocco di Marmugi, Stipovic va dentro, viene chiuso, non c'è uno spazio, alla fine serve Tagliabue, si alza e tira, pallone sul ferro e poi entra, realizza Filippo Tagliabue. A 42, adesso il vantaggio inizia a farsi più consistente. Fischia l'arbitro, fallo di Marco Di Mauro, una trattenuta su Filloi che sta andando dentro nel terzo tempo.
Ginefra, serve Filloi dal fondo, batte l'avversario, ancora Filloi, si alza, tira pallone sul primo ferro, pallone smanacciato in alto, l'arbitro fischia. Nulla da fare quindi per Bernalda, di nuovo possesso palla per l'Agropoli, sempre Stivovic a portare palla, lo ha già fatto in partite precedenti quando Ferrara è stato assente, a volte con prestazioni buone, a volte meno, è comunque un gran giocatore, sprecato playmaker, è un po' un peccato. Marmugi da sotto, sfondamento, si è creato lo spazio con un po' troppa cattiveria, fallo di Marmugi, suo secondo fallo personale in partita. Carrighiello, Ginefra, ora il blocco, ancora Ginefra, serve Carrighiello e l'angolo per Russo. Martone perde palla, recupera il pallone Stivovic, serve lungo in avanti di Mauro, guarda i suoi compagni, alla fine serve fuori Stivovic con calma, dice ripartiamo l'azione da capo. Tagliabue si alza e tira, realizza in faccia a Martone, altri due punti, 62 a 42, adesso l'Agropoli ha più 20, davvero una Agropoli trasformata rispetto a quella che abbiamo visto la prima metà di partita, dimostrazione quindi che a volte è una questione soprattutto mentale più che fisico-tecnica, l'Agropoli ha bisogno di trovarsi, ci è riuscita. 7 minuti e 15 ancora da giocare in questa partita. Di Mauro in angolo, serve Tagliabue, gira per Stivovic, ancora Di Mauro, arresto e tiro, non si oppone a nessuno, pallone va direttamente sul ferro, recupera il rimbalzo Ginefra, può riportarsi in attacco Bernalda, c'è blocco di Ginefra, Filloi va dentro ma c'è un fallo, ancora fallo di Di Mauro, terzo fallo personale, è proprio di uscire. Ritorna in campo playmaker Ferrara. Russo sfrutta il blocco, se ne va dentro, fischia l'arbitro, fallo, fallo di Palma. Si sta caricando un po' troppo di falli forse l'Agropoli in queste battute finali. Primo fallo personale di Palma. Russo, serve Carrighiello, lo tiene Palma. Pallone consegnato per Ginefra. Pallone dentro. L'ultimo a toccare è stato Martone, pallone che va fuori, rimessa in gioco per l'Agropoli, se ne incarica Palma, può ritornare in attacco l'Agropoli, 62 a 45, 6 minuti e mezzo alla fine della partita. Palma, dice Ferrara, Tagliabue in posto basso, si gira, non trova uno spazio, ancora Tagliabue, serve Palma, da tre punti Palma, il pallone sul ferro, non va il tiro. Martone, serve Ginefra, ancora Ginefra, c'è blocco, non lo sfrutta, Ginefra fa da solo, serve in angolo per Carrighiello che sbaglia il tiro, recupera il pallone Stivovic, 3 contro 2, Stivovic si butta dentro, Stivovic serve in angolo, Palma che solo, poi Marmugi dalla linea dei 3 punti, pallone sul ferro, ha sbagliato tantissimi tiri da lunga distanza Marmugi, no, fallo e canestro. Realizza Carrighiello, c'è anche Farro, fallo di Ferrara, c'è cambio, esce Marmugi, entra Cacace,
Tammucci che veramente stasera non c'è, a differenza della scorsa partita dove le sue triple hanno fatto la differenza nell'overtime. Stasera veramente poco o nulla. Peccato, perché è un giocatore di valore, lo può dimostrare ancora. C'è tutto un giorno di ritorno ancora da giocare. Le sue triple ci serviranno. Ferrara, Stepovic, Tagliabue, finta il passaggio, poi insiste, spalla a spalla, un gancio, non c'è. Ha perso un po' di lucidità l'Agropoli, prova ad approfittarne Bernalda che va ancora a segno, fischia l'arbitro, c'è il minuto, ce n'era bisogno, perché è vero che l'Agropoli è in vantaggio, a subire questi canestri così non va bene, bisogna saperlo amministrare. Agropoli 62, Auspiti 49, 5 minuti e mezzo ancora, la partita non è ancora finita. Torna a giocare, ultimi 5 minuti e mezzo della gara. Da Caccia, Tagliabue, batte l'avversario, poi ferma il palleggio, viene chiuso, ma la recupera splendidamente Ferrara che si butta dietro, subisce fallo, va anche al tiro, pallone che si ferma sul ferro. Ci saranno tiri liberi per Maurizio Ferrara. Ma con il primo si ferma sul primo ferro. Uno su due, 63 a 49. Carrighiello, Ginetra, ancora Carrighiello, Ginetra, Levorato, va al tiro da lontanissimo, allora sul primo ferro, fischia l'arbitro, gioco interrotto. C'è stato un fallo, fallo di Cacace, una trattenuta, quindi due tiri liberi per Martone. Realizza il primo. Due su due per Martone, 63 a 51. L'Agropoli ha perso qualcosa dopo la straordinaria rimonta, lo straordinario vantaggio. Fischia l'arbitro, pallone sui piedi di Carrichiello, ancora possesso palla per l'Agropoli. Per Cacace comunque si tratta del quarto fallo personale. Ferrara, viene chiuso in angolo, fischia l'arbitro. Non ho ben capito, forse ha messo il piede fuori Ferrara, probabilmente è così. Piccola disattenzione a cui Agropoli non può permettersi il lusso di concederlo. Non bisogna demordere. Ancora 4 minuti e 20. Ginetra scarica fuori, Russo va al tiro a tre punti, sbagliata, attenzione da sotto, pallone che era già entrato, quello di Levorato,
63 a 53, l'Agropoli che era più 20 si è fatta rimontare, adesso è più 10. Ha perso comunque qualcosa l'Agropoli, sia dal punto di vista della lucidità sia dal punto di vista fisico, dare un vantaggio di 20 punti ha comunque richiesto un grosso sforzo a tutta la squadra. Tuttavia l'Agropoli deve continuare ad amministrare questo vantaggio, altrimenti tutto ciò sarebbe stato invano. Cacace prova a forzare, pallone dentro per Ferrara, poi arriva taglia 2, fischia l'arbitro, infrazione di passi. Adesso inizia a cacciarle anche l'arbitro, una situazione davvero sgradevole. Ancora 4 minuti, Carrichiello, Ginefra, ancora Ginefra, viene raddoppiato, scarica fuori per Russo, va al tiro Russo, pallone sul ferro, recupera rimbalzo Cacace, 4 contro 2, si deve segnare, ma dentro Stipovic, finalmente un respiro di sollievo da parte della Nuova, 65-53. Ginefra, partita lontanissimo, pallone sul ferro, a rimbalzo poi alla meglio Ferrara, prova ad uscire, va dentro Stipovic, taglia pure per saltare l'avversario e poi mette a segno. Va bene così, va bene così per la Agropoli. Ha avuto un leggero calo di tensione dopo che ha accumulato un grande vantaggio. Davide Sante ha detto in queste ultime battute, ha messo a segno altri 4 punti, il vantaggio ora di 67 a 53, ancora 3 minuti e 5 secondi a giocare. Ultimi 3 minuti di Agropoli, Bernalda, Carrichiello si porta in avanti, pallone per Ginefra, c'è blocco su di lui, ancora Ginefra chiama il taglio dei suoi compagni, uno il blocco, lo tiene, ancora Ginefra se ne va dentro, viene chiuso, c'è fallo, fallo di Tagliabue. Il tiro libero a Ginefra, ma con il secondo 1 su 2, 67 a 54. Te ne parla Ferrara, attenzione zone press del Bernalda che riesce a recuperare palla, ma il tiro sbaglia Russo, ma c'è fallo di Stimovic che va a chiedere subito scusa all'avversario, tiri liberi quindi per Russo. Questa è la cosa che l'Agropoli non deve rischiare, è normale che Bernalda tenti tutto per tutto con questo pressing disperato a 2 minuti e 40 al termine. L'Agropoli non deve farsi sorprendere, riuscire a salire con i passaggi e non rischiare nulla. All'inizio intanto il primo tiro libero russo, 1 su 2, Stevovic va al rimbalzo, batte l'avversario Stevovic, serve Ferrara, finta il passaggio, ancora Ferrara, si butta dentro, scarica sotto per Tagliabue, 3 secondi.
Ginefra. Ancora Ginefra, si butta dentro. Terzo tempo, sbagliato il tiro. Recupera l'invaso, taglia 2. Ferrara, serve Stimoli, ci vuole il pallone da calcio. Eccolo che riceve, è solo in angolo. Serve Spinelli dall'altro lato. Arriva poi Ferrara dalle retrovie. Si chiama il pallone, lo riceve. Ferrara va dentro, fallo brutto di Filloi. Si era già esibito prima con un fallo cattivo su Cacace Filloi. Adesso è passato Ferrara sotto le sue mani. Rimessa lato, se ne incarica Spinelli. Esce, riceve Stipovic, blocca il pallone, viene raddoppiato, riesce a passare in mezzo a tre addirittura. Ferrara si butta dentro, serve Stipovic in angolo, Cacace fa saltare l'avversario. Cacace da tre punti, pallone tra tabellone e ferro, non va. Recupera il rimbalzo Filloi, di nuovo in attacco Bernalda, lo fa sempre con Ginefra, prova eludere Spinelli e alla fine ci riesce, va al tiro da tre punti. 67 a 58 l'Agropoli è a più 9, manca ancora un 1 e 40 però. Cacacio subito davanti per taglia 2, visto l'arbitro fallo, ancora fallo di Filloi. Ma che partita cattiva di questo giocatore. Va bene la protagonistica, ma qua sono davvero verso ogni limite. E il quarto fallo personale. Tutti in avanti in pressing, giocatori di Bernardo nel tentativo di recuperare palla in quest'ultima battuta finale. Spinelli viene raddoppiato ma riesce a passare, si allarga Ferrara, eccolo che riceve. Ancora Ferrara, tiene palla, si butta dentro, fischia l'arbitro, gioco interrotto, c'è stato un fallo. Fallo di Ginefra. Secondo fallo personale del playmaker di Bernardo. Primo libero di Ferrara, lo realizza. Sta per entrare anche Di Mauro in quest'ultimo minuto e mezzo da giocare. Sbaglia il secondo libero Ferrara. Recupera il pallone Stevic che si butta dentro. Ma il tiro realizza anche, ma il canestro non c'è. Il fallo era precedente al tiro. Canestro dunque non valido secondo il direttore di gara. Eccolo il cambio, esce Di Mauro. Entra Di Mauro, esce Cacace. 68 a 58 Agropoli a più 10. Realizza il primo libero Stipovic. Agropoli a più 11. Ancora Stipovic. Non c'è il secondo dalla linea della carità. 69-59. Ginefra va dentro, viene fermato, ancora Stimovic al rimbalzo. Una serie di palleggi, rimane lì. Serve in avanti Ferrara, finta il passaggio. Poi scarica Spinelli. Prova a passare, ci riesce Spinelli, serve taglia bue. Finta pinna, in terzo tempo va a realizzare. 71-58, minuto al termine. Partita da tre punti, sbagliata, ancora Spinelli a rimbalzo, Ferrara. Pronto anche un ultimo cambio dell'Agropoli, se il pallone uscirà fuori ci sarà spazio anche per il giovane Corso. ...39 secondi... Stipovic scambia con taglia 2, realizza. Al tiro Filloi, sbagliato, taglia buon rimbalzo, ultimo a toccare è stato Carrichiello. Applausi dal pubblico, esce taglia 2, entra Cozzo,
esce Stipovic, entra Murolo, due giovanissimi, spazio anche per loro in questi ultimi spiccioli di partita. Eccolo Murolo, subito abbatte l'avversario e serve Cozzo, però l'uno contro uno si butta dentro Valtini, realizza Cozzo, appena entrato, applausi dal pubblico per questo giovane, incoraggiamento quindi per il livello dell'Agropoli. Non fischia ancora la sirena, ma Ginefra con il pallone in mano a palleggiare va già a stringere la mano ai suoi avversari. L'Agropoli archivia la pratica Bernalda, vince 75-58 in questa prima giornata di ritorno. Il Ciro è sempre più chiuso l'Agropoli, dal palazzetto andato di concilio Giuseppe Schiavo alla voce, i cavesi di scacchio, le riprese, vi salutano, è tutto.